Ciao a tutti, oggi vi parleremo di archi tradizionali come l'arco lombò e l'arco istintivo. Questo tutorial sarà diviso in tre parti, una è un'introduzione in cui parleremo dei materiali e come non sbagliare il primo acquisto. Una seconda parte sarà dedicata alla tecnica di tiro, più che altro che alla tecnica di tiro, all'impostazione della tecnica di tiro per non commettere subito grossi errori e anche quali sono gli errori più comuni che normalmente si commettono sbagliando l'impostazione della tecnica. Terza e ultima parte sarà quella dedicata alla mira o qualunque cosa intendiate da questa parola e vedremo i due principali metodi per fare cento. Ok, intanto vediamo quali sono gli archi, l'arco lombò e questo. Un arco lombò, come dice il regolamento Fitarco, deve essere paragonabile a un arco lombò tradizionale o un arco lombò americano e ha una regola ben precisa per non confondersi con altre realtà arcieristiche. La lunghezza minima, e per lunghezza minima dell'arco lombò si intende la misurazione di questa parte ad arco montato, quindi con un metro flessibile dobbiamo misurare questa parte, c'è una lunghezza minima. La lunghezza minima è 150 cm per le donne e 160 cm per gli uomini, indipendentemente che siano over 20 o under 20. Questo è quanto, quindi questo è molto importante perché si vedono in giro archi lombò che non sono particolarmente long e quindi sono più corti e non possono essere utilizzati nelle gare della World Archery. Questo invece è un arco cosiddetto istintivo che vediamo che ha la particolarità di avere i flettenti ricurvi, quindi ha una miglior prestazione ed è un arco take down perché si possono smontare i flettenti, possono essere eventualmente sostituiti e oltre ad avere una miglior prestazione ha una sua divisione a parte in cui si può tirare tranquillamente. La differenza fra l'arco istintivo e l'arco lombò è che nell'arco lombò si possono utilizzare solo frecce in legno tradizionali, quindi l'asta deve essere in legno, invece nell'arco istintivo si possono utilizzare tranquillamente frecce in alluminio, carbonio o tutte le frecce come dal regolamento Fitarco che si possono utilizzare. A questo punto però occorre fare un piccolo riepilogo per non creare confusioni sulla semantica della tipologia di archi. La Fitarco e la World Archery, non solo la Fitarco, ma la World Archery in generale, ha quattro divisioni. Ne ha di più, però recepite dalla Fitarco sono quattro le divisioni. La divisione arco ricurvo, che è l'arco olimpico. La dicitura esatta è arco ricurvo, che è l'arco olimpico che si usa alle Olimpiadi, quello con la stabilizzazione del mirino, eccetera, eccetera. Poi vi è l'arco compound è quello che ha queste ruote eccentriche o cam, che fanno sì che per mezzo di leveraggi e cavi e corde si possa usufruire di un libraggio inferiore di quello dichiarato, quindi se un 60 libre, quando vado in ancoraggio per effetto di queste leve
posso averne anche solamente 15, quindi posso tirare con tutta tranquillità e posso utilizzare lo sgancio meccanico. Poi abbiamo l'arco lombò e l'arco istintivo. Quindi la dicitura esatta delle quattro divisioni sono arco ricurvo olimpico, arco compound, arco lombò e arco istintivo. Ok? Questo per non creare inutili fraintendimenti. L'arco istintivo è cosiddetto arco istintivo, non perché si usa l'istinto o cose di questo genere, ma proprio perché è un arco tradizionale e hanno dato gli hanno dato questo nome, Instinctive Bow, a livello internazionale, per quanto riguarda ovviamente la montaggio, e raffigura l'arco ricurvo tradizionale, e questo è l'arco lombo. Benissimo. Vediamo ora come non sbagliare gli acquisti del materiale. Se decido di acquistare un arco lombò, ebbene devo fare attenzione ad alcune particolarità. Al contrario degli archi olimpici ricurvi o degli archi compound, dove in effetti la tecnologia è talmente avanzata che non c'è una grandissima differenza tra un prodotto medio e un prodotto di alto livello. Diciamo che la curva è logaritmica, quindi man mano che salgo di prezzo non aumento conseguenzialmente di prestazioni. Quindi se spendo 1000 euro per un arco ricurvo olimpico, o ne spendo 500, praticamente ho lo stesso prodotto, o poco in più. Quindi dove devo mettere tutti i miei soldi? Magari nei flettenti o nelle frecce. Al contrario, nell'arco lombò e nell'arco ricurvo, cosa fa la differenza? È la fattura dell'arco. Quindi, come è costruito l'arco, visto che è costruito da artigiani, naturalmente, non a macchina a controllo numerico, che non sbagliano quasi mai, al contrario, i materiali di costruzione, il livello di bravura dell'artigiano fanno sì che sia importantissimo l'acquisto dell'arco lombò e dell'arco ricurvo tradizionale o arco istintivo. Come si fa a riconoscere un arco lombò e un arco ricurvo tradizionale o arco istintivo per la World Archery al primo colpo? Non si può. Se siete neofiti, se siete e anche gli stessi istruttori World Archery non ne capiscono molto, di giusto appunto, perché non c'è tantissimi arcieri che ruotano intorno al mondo World Archery che tira con archi lombò e archi istintivi. Però una prima idea dovete farvela, ve la potete fare, è quella del prezzo. Ahimè, è difficilissimo essere, tra virgolette, bidonati sul prezzo. Normalmente se un prezzo è elevato è perché le prestazioni sono molto elevate. Quindi la prima cosa da fare, è che io vi consiglio, che un arco lombò non può costare meno di 400 euro. Se costa meno di 400 euro, ahimè, è un giocattolo. Quasi state buttando i vostri soldi. Lo stesso vale per l'arco di curvo, se non di più. Quindi diciamo che c'è una barriera di prezzo. Sotto i 400 euro è un giocattolo, sopra i 400 euro avete un arco che comincia a avere delle prestazioni. Man mano che salite di prezzo avrete sempre più prestazioni. Per prestazioni cosa vuol dire? Vuol dire proprio la precisione. Lo strumento non ha una precisione sotto i 400 euro. Le frecce partono
in modo caotico, nonostante che voi abbiate una buona tecnica di tiro. Man mano che voi spendete qualche soldo in più, lo stesso strumento avrà delle prestazioni migliori e man mano che voi aumentate la vostra tecnica di tiro, l'arco vi seguirà, perché prevede una buona precisione. Quindi mettete i soldi da parte e comprate un arco che superi i 400 euro e più potete spendere, ovviamente meglio è. Libraggio. Un'altra cosa assolutamente da tenere conto è quanto lo devo prendere potente. Allora, con l'arco lombò si tirano frecce in legno e sono moderatamente pesanti, quindi tutto sommato non posso avere un libraggio troppo basso. Nonostante che i tiri massimi per quanto riguarda l'arco lombò sono di 30 metri per il 3D e di 40 metri per l'anterefilo. E tutto sommato i tiri a 30 metri nel 3D sono pochissimi, saranno 1 o 2 su 24 piazzole e nel tiro hunter field tirate una volta sola a 40 metri, tutte le altre sono praticamente sotto i 35 metri, quindi tutto sommato non ci sono dei tiri lunghissimi. Comunque io vi consiglio, per una persona adulta, di non superare le 35 lire, perlomeno come primo acquisto. Come primo acquisto tra le 32 e le 35 lire. Avete già una buona soddisfazione di tiro e non vi pregiudicate da subito un incremento della vostra tecnica. Più libre avete, più sarà difficoltosa aumentare la vostra tecnica. Oltretutto, più aumentano le libre, più vi dovrete allenare per mantenere un tono muscolare adeguato. Più aumentano le libre, più, se non vi allenate adeguatamente, gli infortuni, ahimè, saranno all'ordine del giorno. Quindi cominciamo con acquistare un arco che sia degno del nome di arco, sia che sia un arco lombò, che sia un arco istintivo, e i libraggi non devono essere tra le 30 e le 35 libre, assolutamente non di più. Più verso i 30 libre per quanto riguarda le donne e più verso le 35 libre per quanto riguarda gli uomini. Detto questo, finisce questa prima parte introduttiva. Nella seconda parte parleremo di tecnica di tiro e di errori comuni e nella terza parte parleremo di come fare centro, con quale metodo, con quale strategia, con l'arco lombò e l'arco istintivo potremo ambire a prendere il bersaglio più volte e non una volta ogni tanto, come spesso capita. Grazie, ciao a tutti.